Il re. Sono Gilberto, sire. Uomo di Tedaldo, vescovo di Milano. Tedaldo? Sempre grasso come un cappone? Sai dirmi come fa con le donne? Una volta avevo una concubina, bruna, bellissima. E me la offrì per dovere di ospitalità. Deve pagare caro. Milano rende bene? Ci sono stati moti a Milano, Pavia e Cremona. Qualche testa è caduta, altre cadranno ancora nei prossimi giorni. Dirai a quell'imbecille di fermarsi. E come, sire? Un mio decreto che sospenda l'esecuzione. Presto! Sire, il vescovo e i signori di Milano riuniti in consiglio hanno manifestato preoccupazione per l'atteggiamento di vostra maestà. Bene, hanno ragione. Perché Tedaldo l'ho messo io su quella cattedra, a rischio dell'anima mia. E io lo getto nella spazzatura. Avvertili che non è il momento di dare fastidi. Ecco, che non tocchino nessuno fino a nuovo ordine. E adesso via, presto, via! Sire, sono i nostri soli alleati. Presto ne avremo degli altri. A tavola, signori. E tenetevi leggeri, perché domani si ricomincia. Non è già durata abbastanza questa inutile commedia? In Germania, per una risposta simile, l'avrei fatto tagliare la testa. Qui a Bianello. Mangiate. Qui è come stare in vacanza. Non sentite i suoni della notte? No. Voi non vedete, non sentite niente. Eppure, questa terra demoniaca partorisce cristiani che credono da mille anni, forse da sempre. Portano il loro cristianesimo con naturalezza, come fosse la pelle. Noi ordiniamo sotto pena di morte di essere cristiani e poi sotto pena di morte di disobbedire al Papa. Guardate qui. Basta stendere una mano per accogliere la messa già matura. A noi questo non è concesso. È concesso al Papa. Da noi sono i principi a ribellarsi. Qui la gente da niente. Io devo capire tutto questo. Io devo forzare quella porta e strappare a Gregorio il suo segreto. O che me ne renda partecipe, guarendomi dalla lebbra della scomunica. Un giorno intero nella neve, sotto il vento gelido, ha stancato vostra maestà. Io sono stanco d'aspettare, vescovo. Vorrei che già fosse giorno.
Un messaggio dell'imperatrice madre per sua santità. E la situazione a Roma? La stessa che è dovunque. I nobili sono per Riarrigo, ma tengono conciliaboli segreti. Bande di popolani girano per la città armati di picche. Gridano viva Cristo re e muoiano i peccatori. E li guidano i chierici. Tutto può accadere da un giorno all'altro, quando non si sa chi governa. Raccomando di non perdere i contatti. I presidi al confine meridionale siano messi in stato di allarme. A Mantova? Tutto in ordine, signora. Le mura sono in stato di difesa. Ho accompagnato il capitano generale ad un'ispezione lungo tutta la cinta. L'animo dei soldati? Tranquillo e deciso. Sono ben armati. Hanno razioni abbondanti. Ma il popolo, piuttosto? Inquieto. Sì, signora. Ma per eccesso di umori bellicosi si è sparsa, pare, come una febbre d'eroismo. Sanno che in caso di guerra la città sarà investita per prima e si scaldano nell'attesa. Se non si verrà alle armi, c'è rischio di una delusione. Prima o poi si verrà alle armi. Milano è una pentola che bolle, piena di popolo, venuto da Pavia, da Cremona. Tutta gente che si è fatta un po' di stato con il lavoro, con i commerci. Gente nuova, insomma, che non vuole più servire i signori imperiali. Dicono che con l'aiuto di Dio e di nostro signore il Papa possono governarsi da soli. Desidero che nei miei stati regni l'ordine più assoluto. Se Mantova fosse tagliata fuori in caso di guerra, resisteremo sui monti. Quando il nemico sarà provato dalla stanchezza, occorre una massa di manovra da lanciargli sui fianchi e distruggerlo, prima che possa tornare agli accampamenti. Abbiamo 20 bande a cavallo da impiegare al momento giusto. Nessun pericolo, se non ci sono altri fronti da difendere. Vostra signoria aveva promesso al Papa 10.000 cavalli per liberare dai normanni l'Italia del Sud. Con molti sacrifici potremo darne 1.000.000, ma sono truppe destinate al massacro. La guerra non è scoppiata ancora. Raccomando nessuna debolezza. Punizioni poche se occorre, ma severe. Le milizie siano tenute in continuo esercizio, date la guerra per certa. Se ci sarà, saranno preparate. Se non ci sarà, godranno ancora di più della pace. Rammento che la pena della morte deve portare la mia firma. Chi trasgredisce si macchia di colpa grave. Che Cristo ci aiuti. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Un corriere da Roma dall'imperatrice madre, santità. Implora per suo figlio Enrico. Nulla ci ha risparmiato, nemmeno le lacrime di una santa. Anche per lei abbiamo aspettato anni che Enrico si ravvedesse. Ed è stata un'attesa colpevole. Sono un prete, figlia. Sono un pastore del gregge di Cristo. Lascerò che il lupo travestito entri nel recinto per divorare gli agnelli. Arrigo e i suoi preti concubinari infettano la chiesa di peccato e ha osato accusare noi di adulterio. Questo dovrei rispondere all'imperatrice. Se la pietà di una vecchia madre non mi trattenesse. Quell'accusa partì da Goffredo, mio marito. Che Dio gli dia pace. Me la gridò in faccia più volte quando gli dissi che avevo deciso di separarmi. Provava una sorta di atroce voluttà a sconsacrare ciò che per me era la voce stessa di Dio. Perché non mi mandaste in monastero? Anche mia madre ha creduto che fosse un modo per fuggire il matrimonio con un uomo deforme, che conoscevo appena, che non amavo. Ha fatto sacrilegio del mio corpo e della mia anima, come un padrone crudele, vizioso persino nella crudeltà. Mi sono ribellata. Si è vendicato con la calunnia. E Arrigo ha raccolto questa calunnia infame e se ne è fatto pubblicamente un'arma contro il vicario di Cristo. E tu intercedi per lui.
Io prego per la pace, Santo Padre. Sono il solo principe italiano che difende la Chiesa. Se Arrigo se ne va senza essere ricevuto, si unirà ai signori lombardi per attaccarci. Migliaia di giovani getteranno la vita per difenderci. Ma Dio non voglia, Santo Padre, che per difendere Roma voi dobbiate chiedere soccorso ai banditi normanni. Allora non saprei davvero se ci dovremmo guardare di più dal nemico o dall'alleato. Cristo non contò i suoi nemici. Ma io non sono Cristo, Santo Padre. Sono un capitano e debbo contarli. 10.000 cavalli mi avete chiesto per cacciare i normanni dall'Italia. Non potranno muoversi finché al nord c'è il rischio di guerra. E tutto dipende da un uomo solo che geme nella neve chiedendo il vostro perdono. Non insisterebbe se non soffiasse dentro di lui il vento di Dio. Anche tu, figlia, m'abbandoni. Eppure io ti dico che mai il vento di Dio ha soffiato come ora sulla navicella di Pietro, e non ci sarà tempesta capace di sommergerla. Basterà che noi alziamo la mano e i popoli dell'Italia si trasformeranno in eserciti. Purificheremo il mondo col ferro e col fuoco, se sarà necessario. E allora benedite le nostre armi e le nostre bandiere, perché sarà un urto che scuoterà l'impero dalle fondamenta. Vi abbiamo qui riuniti, venerabili fratelli, perché in quest'ora difficile ci confortiate con i vostri consigli. Voi tutti ricordate i tempi dell'umiliazione, della vergogna, che sottoponevano l'elezione del romano pontefice alla potestà imperiale. Ebbene, in anni di dura e difficile lotta, noi abbiamo liberato il soglio di San Pietro da quell'ingiusto dominio. E si deve certo alla volontà della provvidenza se quattro nostri augusti predecessori di nazione germanica, imposti da Arrigo III imperatore, si adoperarono essi stessi alla liberazione della Chiesa. Noi non facemmo che secondare quella volontà allorché affermammo i pieni diritti del pontefice in materia religiosa, la sua facoltà di deporre gli imperatori e di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà verso sovrani iniqui. In questo noi non fummo guidati che dallo spirito di pace e di giustizia. Giacché io vi dico che non vi sarà pace e non ci sarà giustizia nel mondo finché il genere umano non sarà unito sotto la guida del successore di San Pietro e vicario dell'Altissimo. Noi non intendiamo con questo distruggere le potestà temporali, ma vigilare, coordinare, correggere per il supremo interesse della società cristiana. E come non scorgere ancora la mano benefica della provvidenza nella circostanza che ci chiama presidi ed arbitri, al di sopra delle parti, nella vertenza che oppone i principi tedeschi
A re Arrigo. Il re Arrigo. Credete voi che il nostro cuore non sanguini nel respingere un peccatore? E quale peccatore? Che bussa con insistenza alla nostra porta. Ma d'altra parte, abbiamo noi il diritto e la potestà di distruggere la grande speranza che illumina oggi il popolo cristiano. Ecco il quesito che travaglia l'anima nostra. Mai più noi avremo una simile occasione. Siamo pronti ad ascoltare in umiltà il vostro giudizio. Non vi sarebbero dubbi, Santo Padre, sulla risoluzione da prendere se il mancato invio della scorta fosse dovuto a ragioni di pura fatalità. Ma troppe circostanze ci inducono a credere che vi sia malizia e cattiva fede da parte dei principi tedeschi. Ma come? Venerabili signori, un re abbandona il luogo dove è segregato, esponendosi a mille pericoli. Attraversa le Alpi, respinge l'invito dei suoi feudatari per umiliarsi al vento e al gelo, e una scorta non può attraversare il passo del Brennero, e un corriere non può raggiungere la santità vostra per tenerla informata esattamente sulle intenzioni dei principi tedeschi. Signor Abate, non credete che la fuga di re Arrigo e la sua presenza in Italia siano la prova migliore che egli teme la dieta di Augusta e che dunque la dieta si terrà? Si terrà, forse. Ma quando? Quando sarà scaduto l'anniversario della scomunica e re Arrigo avrà perso ogni diritto alla corona di Germania. Mancano 6 giorni, venerabili signori, alla data stabilita per la dieta d'Augusta. Ma quasi 25 giorni all'anniversario della scomunica. Molte cose possono accadere. Una ne accadrà certamente. Respinto da questa rocca, il re si unirà ai signori di Lombardia, ai suoi vescovi scismatici e simoniaci, per distruggerci. Sarà una guerra dura, spietata, combattuta sui campi di battaglie e dentro le città, casa per casa. E quando avremo vinto? Se avremo vinto, chi salverà le membra lacerate dell'impero dai signori tedeschi, che nel frattempo avranno eletto un altro re e avranno avuto tutto il tempo di levare un esercito? Allora non ci sarà più il provvido inverno ad impedire il passaggio di una scorta, ma i passi alpini saranno liberi al dilagare degli invasori. E tutto ciò, senza contare gli eccessi e i sovvertimenti, e una guerra popolare porta fatalmente con sé. Come corre, abate, la tua immaginazione. Come la ragione si sveglia e mobilita tutti i suoi argomenti quando si tratta di difendere una causa che ci sta a cuore. È mio dovere, Santo Padre, prospettare le ipotesi più gravi. Io non credo nella lealtà cristiana dei principi tedeschi. Ascoltate i vescovi scismatici venuti di Germania ad implorare il vostro perdono. Ascoltateli. Sotto pena di dannazione, voi testimonierete la verità.
Noi umili penitenti, Santo Padre, preghiamo Dio che il capo dei principi ribelli, Rodolfo di Svevia, non sia il nuovo re della nazione tedesca. Noi stessi fummo indotti nell'errore di seguire il re Arrigo dal contegno falso dei principi. Le loro lingue dicono di essere fedeli alla Chiesa, ma i loro cuori sono pieni di invidia e di superbia. Non tollerano autorità superiore alla loro e si considerano una discendenza privilegiata di Adamo. Per questo eccitano la nostra nazione all'autonomia, oggi da re Arrigo, domani da chiunque altro si troverà sul loro cammino. Ma un atto, prete! Un atto contro di noi principi tedeschi non lo hanno ancora compiuto, come invece l'ha compiuto re Arrigo. Che si violino i patti per primi, che eleggano un nuovo re. Noi invalideremo le elezioni. Dovranno guardarsi dall'entrare in conflitto aperto con la potestà di San Pietro. Comunque la Chiesa resterà arbitra, o perlomeno libera da qualsiasi contaminazione con il potere imperiale. Voi desiderate la pace, Santo Padre. Essa bussa insistente alla vostra porta. Tu vuoi la resa, abate, non la pace. Non sono io a chiedere la resa, ma un nemico vinto sul quale la Chiesa ha già trionfato. Umiliarlo oltre l'umana sopportazione potrebbe essere indice non di severità apostolica, ma quasi di tirannica crudeltà. Questa notte tu pregherai, abate, pregherai per purgare anche te dal peccato di superbia. Pregheremo tutti che il Dio ci illumini sulla verità e sulla giustizia. Fa preparare i cavalli, partiremo domattina. Spedisci il corriere a Milano per annunciare la visita del re. Sire, il messaggio per le città lombarde. Che messaggio? Ancora un messaggio. I vostri vassalli in Lombardia hanno giudicato molto sfavorevolmente il vostro viaggio quassù. Dobbiamo rassicurarli che l'animo del re non è mutato. Vostra Maestà non può apparire a Milano come uno sconfitto. Vostra Maestà ha voluto solo molto generosamente offrire la prova decisiva della cattiva volontà del Papa. Preparerò io il messaggio. Sire, è necessario. Al diavolo, vescovo! Andate tutti al diavolo! Siete contenti che sia andata così, ipocriti impostori? Avete tremato di paura che mi mettessi d'accordo col Papa e vi togliessi i vostri feudi e le vostre donnacce! E per le sante piaghe l'avrei fatto se il prezzo della pace fosse stato questo! Nessuno di voi mi è stato generoso di una parola. Vi ho trascinato dietro di me come pecore riottose. Meglio i principi tedeschi che osano sfidarmi apertamente. Mi onora di più la loro inimicizia della vostra impudica devozione. Fuori della porta! Ecco il posto degno d'un re che assimili sudditi. Egbert, mio fedele Egbert. Proteggi il tuo re da questi traditori e manda un messa alla Rocca di Canossa che io voglio vedere la Marchesa e l'Abate questa notte stessa. Gli altri no. Non saprei che farmene. Se
Se l'animo di vostra maestà è così profondamente mutato, non mi resta che restituire i segni della mia dignità. Toglimi dall'inferno se puoi! Se le tue mani da scomunicato ne sono capaci! Via! Via! Dannati! Vado retro, Satana! Il re scomunicato non metterà piede nella mia chiesa! Quocum est comunicatis, abillo inter cetera, ne chi ne ha del domo de demus valere, sono parole del Papa, non possiamo restare sotto lo stesso tetto con gli scomunicati. E allora vattene, prete, sono parole della Marchesa. Il Papa non vuole vederlo, dove abita il re è proibito, da qualche parte si devono incontrare. È proprio la mia chiesa che avete scelto, libera me domine de morte eterna. È stato scritto, le porte dell'inferno non prevarranno. Vi prego, buoni soldati, abbiate commiserazione di un povero parroco. Quando verrà il re, ci lascerete soli. Dio ci protegga dal peccato mortale e dalle fiamme, ora e nei secoli dei secoli. Confiteo. Ho peccato con gli atti e con le parole. Ma se tu non mi aiuti, io non potrò più alzare scudo. Perché il Papa mi ha condannato. Io sono una spada perduta per la Chiesa. Ti supplico, mia valorosa cugina, fammi benedire, che io possa accostarmi ancora alla mensa di Cristo. Ho già fatto tutto ciò che era in mio potere di fare. Giurerei, se a un re tedesco fosse concesso di giurare. Ma tu puoi farlo per me. Tu reggi lo Stato più forte che sostiene il Papa. Sei più coraggiosa di un capitano, più innocente di un angelo. Chi può rifiutare un tuo giuramento? Giurerò che sei pronto ad accettare la sentenza del Papa, qualunque essa sia. Tu non offenderai davanti a Dio l'anima mia. Io, re, miserabile peccatore, colpevole anche verso di te, cugina, e ripagato con la misericordia. Io piangerò di gioia per essere risanato.
Io metterò tutte le mie forze al servizio di Dio. E l'alba, Padre Santo. Tristis est anima mea, usque ad mortem. Vostra Santità non ha riposato questa notte. E tu? Tu hai riposato? No, Santo Padre. Pensavo che aveste bisogno di qualcosa. Tu mi hai sempre voluto bene, figliuolo. Anche gli altri. Ma tu hai alzato perfino le mani per difendermi. Tu non mi rinnegherai prima che il gallo canti. Santo Padre. Vedi, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Dopo la messa. Ho pregato il Padre che allontani da me questo calice. Ma se non è possibile, sia fatta la sua volontà. Intendete assolvere il re? Questa notte ho invocato l'aiuto di Dio perché mi illuminasse. Ho meditato sulle nostre responsabilità. Mi sono ripetuto ancora una volta le ragioni a favore della soluzione e quelle contrarie. Le ragioni pratiche, voglio dire. Tu le conosci. Ebbene, ce ne sono tante a favore e tante contro. Ogni argomento è distrutto dal suo contrario. C'è solo una cosa che non si distrugge. Che io sono un prete, figlio. Un prete di Cristo. E che un peccatore bussa alla mia porta, chiedendo di essere risanato. Ho io il diritto di non aprire. Vostra Santità mette a rischio i decreti della provvidenza che lo vuole arbitro tra i re. Se Dio vuole veramente questo, dobbiamo aver fiducia nella sua volontà. Ma se fosse un fantasma della nostra immaginazione, destinato come tutti i sogni a dissolversi. Se un'altra, assai meno nobile, fosse la ragione vera che mi impedisce di assolvere il re. Se fosse la tentazione del potere, sedermi come un re al di sopra del re. Il rifiuto del martirio. Può un prete? Voglio confessarmi.
Perdonami, Padre Santo. Ti supplico, mi metti, perdona. Ti supplico, perdona. Miserere mei domine, secundum magnam misericordiam tuam. Che la nostra pietà, per nostro Signore Gesù Cristo, sciolga questo sventurato dal vincolo dell'anatema. Arrigo, se umilierai la mente come hai umiliato il corpo, se credi che noi siamo pontefice di diritto e tu scomunicato, se credi di poter essere risanato con questo sacramento, te ne accrescerà salute. Ma se sarà altrimenti, come a Giuda, ti entrerà per la bocca Satana in persona. Corpus Cristi. Aspettano. Che aspettino? Ho aspettato tanto io. Arrigo. Vostra Maestà, si degni di ascoltare il giuramento. Io, Arrigo Re, a proposito delle accuse e delle discordie sollevate contro di me da arcivescovi, vescovi, abati, duchi, conti e gli altri principi del regno germanico, e coloro che li seguono per le medesime ragioni, entro il termine che nostro Signore, il Papa Gregorio, avrà stabilito, o mi sottoporrà al suo giudizio, o farò la pace secondo il suo consiglio, a meno che non si frapponga un impedimento accertato a me o a lui, trascorso il quale sarò pronto a fare quanto sopra. Inoltre, se il medesimo nostro signor Papa Gregorio vorrà andare oltre i monti o in altre parti della terra, sarà garantito da parte mia e di coloro che potrò obbligare da ogni lesione alla sua vita o alle sue membra o dalla cattura, né avrà alcun impedimento da parte mia che sia contrario al suo onore. E se dovesse averlo da altri, lo aiuterò con buona fede, secondo le mie possibilità,
così Dio mi aiuti e questi santi evangeli. Dato a Canossa il quinto giorno prima delle calende di febbraio dell'anno di Nostro Signore Gesù Cristo, 1077. I testimoni di parte regia. Disse il figliuolo: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno d'essere chiamato tuo figliuolo. Ma il padre comandò ai suoi servi: Presto, portate qua la veste più bella e mettetegliela addosso. Ponetegli un anello al dito e calzari ai piedi. Menate il vitello ingrassato ed ammazzatelo, e si mangi e si banchetti, perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. La pace sia con te. E con te, padre. Addio, padrino. Abbiamo giurato per te, cugino. Non lo dimenticherò. La pace sia con te, cugino. E con te. Potrà conquistare questa rocca. Pace, cugino. Pace. A presto. Avrete mie notizie. Così attendo le vostre. Bisognerà informare i principi tedeschi delle nostre decisioni. Vostra Santità è preoccupata. Andiamo a pregare Dio per il trionfo della pace e della giustizia. Noi abbiamo fatto il nostro dovere. Così Arrigo, i principi tedeschi facciano il loro. Ma i principi tedeschi, confermando l'autonomia della loro politica nazionale, indissero una nuova dieta a Fersheim, in assenza di Arrigo, e per la seconda volta rifiutarono al Papa la scorta. Fu chiaro che non volevano l'arbitrato del Papa, ma la deposizione di Arrigo. Deposero Arrigo sostituendolo con Rodolfo di Svevia.
quanto ad Arrigo, non rispettò nemmeno uno dei patti giurati. Battuti i principi, scese in Italia con un esercito, mise al bando Matilde, assediò Roma e in parte la conquistò. Gregorio, messo in salvo dai normanni che devastarono Roma con un tremendo saccheggio, si spense esule a Salerno. Apparentemente lo sconfitto era lui. Ma nella lotta più che ventennale che oppose gli eserciti di Matilde a quelli di Arrigo, esplosero le nuove forze sociali, destate dalla riforma morale e dalla riscossa antifeudale perseguita con incrollabile fede da Papa Gregorio. Era stata questa riscossa a condannare senza scampo la morale corrotta dell'impero. Entrano nella storia contadini e cittadini, borghesi e vassalli, rustici, tessitori, artigiani, mercanti. Si delineano nel segno dell'indipendenza e della democrazia comunale i caratteri della nazione italiana.